Seconda seduta della settimana, fase di riscaldamento e attivazione sempre legata alla mobilità. Sul tema settimanale sarà il leitmotiv che ci conduce per tutto il corso della settimana. Ci focalizziamo poi sulla parte centrale del nostro allenamento. Oggi organizziamo il lavoro in questa maniera qui. Sarà un lavoro dove ognuno di noi performa in funzione di quelle che sono le proprie capacità. Una coppia di esercizi, un volume di ripetizioni da eseguire. Nel dettaglio partiamo utilizzando come esempio la prima coppia da 3 ripetizioni per esercizio, 3 per il primo esercizio, 3 per il secondo esercizio. Queste ripetizioni e questa coppia di esercizi è da sviluppare all'interno del minuto. Di minuto in minuto aumentiamo di una ripetizione per rispettivo esercizio. Nel nostro caso abbiamo da fare il mountain climber. Aggiungiamo una ripetizione per gamba. E poi abbiamo da fare un esercizio specifico che è il knees to squat, dove aggiungiamo una ripetizione. Di minuto in minuto aumentiamo di una ripetizione. Quindi facciamo un esempio. Il primo minuto faccio 3 mountain climbers per gamba e 3 knee to squat. Il secondo minuto aggiungo una ripetizione, quindi diventano 4 ripetizioni di mountain climber per parte e 4 knee to squat. Procediamo in questa direzione fino a quando non riusciamo a stare all'interno del minuto, fino a quando non riusciamo a concludere la coppia di esercizi con le relative ripetizioni all'interno del minuto stesso. Poi recuperiamo 3 minuti e abbiamo una seconda coppia che sviluppiamo nella stessa maniera. Finita questa parte, abbiamo un circuito di addominali per chiudere la parte di core. Ogni esercizio è mostrato sempre con le regressioni, quindi ognuno sceglie in funzione di quello che è il proprio livello. E vi lascio, come al solito, in descrizione il link al crono, in maniera che possiate metterlo sullo schermo del vostro PC, telefono, tablet, quello che avete a disposizione, in maniera da potersi focalizzare sull'esercizio, avendo sempre davanti agli occhi il riscontro cronometrico. Vi mostro il lavoro. Partiamo con la mobilità. Da un deep squat andiamo verso l'alto, possibilmente ancorandoci al pavimento o con le dita con i palmi, per fare un balzo indietro e gestire prima la fase col centro e poi estendendo sempre colonna e posteriori della coscia. La sequenza riparte. Duro il centro, solido l'addome, deep squat, estendo cercando sempre di allungare i posteriori della coscia, torno nuovamente nella condizione di partenza. I movimenti sono lenti e controllati, li gestiamo mantenendo la condizione qualche secondo prima di passare al passaggio successivo. Espiro costantemente, non faccio apnea durante tutta l'esecuzione. Un drop per avanti e scambiamo i piedi. Questa fa già parte della condizione di attivazione. Facciamo 10 ripetizioni della prima sequenza, 10 lavori di drop della seconda e poi partiamo con la fase di attivazione vera, quindi appoggi rapidi, step a destra, step a sinistra, balzo. Passiamo al corpo dell'allenamento. Mountain climber, classico, possiamo far fluttuare il ginocchio per avanti senza fargli toccare il pavimento. Oppure possiamo appoggiare il piede per avanti e ovviamente ci aiuta e ci facilita per quanto riguarda il discorso di frequenza, equilibrio e quant'altro correlato. E poi abbiamo il knee to squat. Vi ricordo, colonna estesa, inserisco il piede, non mi alzo, cerco di mantenere 90 gradi tra coscia e tibia. Seconda coppia, hand release push-ups. Se gestisco la condizione in appoggio sui piedi, unica linea che passa tra caviglia, ginocchio, anca e spalla. Posso decidere di lavorare
anche in ginocchio, ma ricordiamoci sempre di mantenere il centro bello solido, bello rigido. Toes touches, quindi dalla posizione di stretch dei posteriori della coscia, cercando di mantenere il più possibile la colonna estesa, vado a toccare la punta dei piedi. Nel caso fosse troppo intenso, passo in condizione di push-up e mi tocco le ginocchia. Parte finale di addominale, bicycle, quindi gomito tocca ginocchio controlaterale, cerchiamo di mantenere sempre la colonna bella costante al pavimento e ruotare bene il tronco. Kick footer, solidi di centro, la prima idea è quella di abbassare la bassa schiena al pavimento e mantenerla completamente costante. Qui abbiamo low rocks, duro il centro, lavoriamo bene sulla flesso estensione e poi sulla parte finale lavoriamo sul side plank, crunch. La parte di addominali la gestiamo mantenendo la serie e le ripetizioni, ma eventualmente abbassando i round per scalare.